ciao a tutti, belli e brutti, come si suol dire. Ho appena smesso di ridere per il fuori onda, mi sono ripreso giusto in tempo. Allora, eccoci qui per la 18ª puntata di Radio Serpe, la puntata del mercoledì. Io, come sempre, sono Rie e abbiamo qui l'immancabile signora della guerra, Kathleen. Esatto, ciao a tutti, ragazzi. Allora, vi comunicherò che... Esatto, vi comunicherò che questa puntata molto probabilmente prevede 2 mezz'ore, quindi durerà un'ora, come quella che abbiamo fatto con Cristina, la 13ª mi sembra. Quindi nel caso in cui non ci sentite più dopo la mezz'ora, vi preghiamo di riaggiornare e di godervi la seconda parte. Allora, sempre se avete voglia di continuare a sorbirci per esatto, un'altra mezz'ora. Potete anche decidere di non farlo, nessun problema. Non è vero, dovete farlo. No, scherzando. Beh, magari alcuni andranno a fare il fallo di Ferragosto. Può darsi, può darsi. Voi portatevi il telefono e fate sentire tutta la spiaggia la nostra voce, ne saranno entusiasti. Mi raccomando, megafoni, insomma, viva voce, insomma, attrezzatevi. Allora, mentre voi vi preparate a farci pubblicità in mezzo ai lidi, direi che possiamo leggere qualche messaggio della volta scorsa. Esatto, la scorsa puntata vi abbiamo chiesto cosa ne pensavate dei doppi, dei cloni all'interno dei giochi di ruolo. E voi, come al solito, immancabilmente ci avete risposto. Vi abbiamo anche chiesto come avreste impiegato il vostro tempo estivo. Qualcuno ci ha risposto, altri invece no. Comunque sia, cominciamo dal commento di Cristina, nostra affezionata ascoltatrice, e dice che secondo lei i cloni non sono una cattiva idea e in alcuni casi possono essere uno spunto di gioco, però devono essere ben regolamentati. E secondo lei un buon regolamento dovrebbe innanzitutto impedire ad un clone di avere la stessa classe, razza o guild del personaggio originale, poi impedire gli scambi di denaro e oggetti tra personaggio principale e clone, impedire di creare un clone come parente del personaggio principale e riservare i doppi personaggi ai player con qualche mese di esperienza di gioco. E per Ferragosto farà una grigliata con gli amici. Esatto. Ci scrive invece Giuseppe e ci dice che lui ha sempre avuto dei doppi e anche dei tripli. In alcuni casi è riuscito a seguirli tutti egregiamente, in altri casi purtroppo ha dovuto scegliere. Quando si hanno delle responsabilità di gestione, purtroppo il doppio diventa anche per lui duro da gestirlo. Poi abbiamo Blood, che sarà felicissimo che il suo nome venga pronunciato correttamente, e dice che per i cloni dipende da come li si usa, e la domanda non è tanto cosa sono, ma perché usarli. Trova infatti che portino alcuni disagi ai player, ad esempio, come fare a star dietro un secondo personaggio con lo stesso impegno che si usa per il primo? Secondo Blood, si rischia di mischiare i due personaggi rendendo difficilmente giocabile l'uno oppure l'altro, o addirittura dimenticarsi del primo per assecondare le necessità del secondo. L'altro dilemma proposto è, nel caso in cui si abbiano due personaggi diametralmente opposti, come ad esempio un angelo e un demone, quale personaggio usare in particolari situazioni, come ad esempio le guerre? Insomma, in sostanza, secondo lui, i doppi sono una gran rottura di meloni e usa un solo personaggio proprio per questo. Perfetto, mentre invece Igor ci scrive la sua opinione e la leggo così che non sbaglio, perché nel riassumerlo magari potevo... dimenticare qualche fase. Allora lui ci scrive e ci dice: il modo generale mi sembrava essere che il doppio è tendenzialmente deprecato. Mi è piaciuto un esempio fatto durante la puntata, ovvero avere un doppio per giocare altrove se non ti piace la compagnia dove sta il tuo primo PG. Più o meno così, in pratica significa arrendersi al metagioco. Non mi piace la situazione, prendo il secondo PG e tutto è più roseo. Altro che concedere un doppio, ti caccio il primo PG. Il doppio personaggio deve servire a creare il gioco, a coprire un ammanco, a tamponare una situazione. Ci sono mille ragioni per cui un gestore potrebbe concederlo in forma temporanea, o perché no, regolare e possiamo essere d'accordo o non esserlo, ma concederlo per un capriccio? Indicatemi l'uscita di questo GDR che l'ha in bocca al volo. In merito a questa opinione, io voglio ringraziare Igor per la risposta, però nella scorsa puntata in realtà non abbiamo detto proprio così, ovvero può succedere che si crea un altro personaggio, non perché non ci si trova con la compagnia di gioco, ma perché vuoi una quest troppo lunga che magari è congelata per problemi off, vuoi perché magari... Se sei in una quest non puoi giocare in altri territori lontani,
vuoi perché magari c'è un periodo, non lo so, di esami universitari, quindi non si riesce a mandare avanti la quest congelata. Uno, per non rimanere impantanato nel non gioco, si crea gioco con un altro personaggio. Quindi non è un capriccio il secondo personaggio, è semplicemente un'opportunità di gioco, ovvero mi faccio un altro personaggio affinché il primo rimanga coerentemente in questo e il secondo comunque mi permette di andare avanti in modo differente. Quindi questa era un po' la differenza che ci tenevo a dire a Igor. Oppure, altra precisazione, noi il clone ce lo creiamo a prescindere dalle situazioni di gioco, ma se capita una situazione in cui noi ci troviamo bloccati, allora potremmo utilizzare il clone per altre giocate. Quindi non lo creo apposta per evitarmi le situazioni di stallo. Igor ci dice in chat che cos'è una quest congelata. Una quest congelata, forse tu fai il cartaceo, perciò ti risulta difficile, ma nei GDR online le quest sono appunto dove il master dà una trama, ci sono giocatori che giocano e queste quest possono essere fatte a sessioni, nel senso tipo una volta a settimana si continua quella trama di gioco. Spesso però non è possibile continuarla e quindi se questa cosa si prolunga, si decide di fare un altro personaggio e continuare a giocare comunque, in attesa di finire quella campagna, come dite voi, di GDR cartacei. Insomma, in Comunque. sostanza noi abbiamo fatto qualche esempio, non tanto per giustificare la creazione dei doppi, ma per quali motivazioni possano portare una persona a crearsi un doppio personaggio, che siano poi giustificabili o meno. Comunque, ci tengo a segnalare a tal proposito che noi abbiamo fatto una puntata per il significato proprio di quest e di come si svolgono le quest. Magari vattela a riguardare anche per curiosità, non so, se ti fa piacere magari poi te la linko. Bene ragazzi, questi sono i vostri commenti. Va bene, vi ricordiamo di, se possibile, di commentare su Spreaker, così evitiamo di andare appresso a commenti e sulla pagina, e su Spreaker, e sul gruppo, e via dicendo, perché è dispersivo e sicuramente qualcosa ce la perdiamo. Esatto, infatti voglio scusarmi con tutti quelli che hanno risposto su Facebook all'ultimo momento. Li ho letti sinceramente i vostri commenti, però non potevo riassumerli all'ultimo momento. Quindi quelli su Facebook rimarranno su Facebook. Magari chi è più curioso li andrà a leggere lì. Bene, io partirei col tema del giorno, Rie. Sì, allora oggi di cosa parliamo? Parliamo di un argomento secondo me abbastanza interessante. Parliamo di un portale che tratta di giochi di ruolo e che sicuramente conoscete, la maggior parte di voi che ci ascolta conosce e frequenta. Oggi infatti parliamo del portale GDR Online. Esatto, ma prima di... anzi no, la canzone la mando dopo. Prima voglio spiegare che cos'è GDR Online, per chi non lo sapesse. GDR Online, come ha detto Rie, è un portale. È un portale che dà la possibilità a chi gioca sul web, ai GDR appunto online, di confrontarsi e tenersi aggiornati. È nato per dare la possibilità ai gestori di pubblicizzare le proprie land, così da creare, se vogliamo, un vasto menu a favore dell'utenza che vuole intraprendere un percorso appunto GDRistico. Ma non si occupa solo di GDR, si occupa anche di articoli, recensioni, vignette, racconti, sondaggi, insomma, vuole mettere a confronto la propria esperienza di giocatori. Ovviamente il sito è diviso in categorie, perché come abbiamo detto ci sono giochi di ruolo by forum, by chat, game, morpgio, eccetera, ed è divisa in generi, quindi fantasy, futuristico, epico, d'autore, storico e via dicendo. All'interno di questo portale ovviamente ci sono delle regole da rispettare. Ed è un portale che è nato da circa 9 anni fa, quindi è sul web da circa 9 anni. È uno dei portali più grandi d'Italia, seguiti e non è mai stato abbandonato, ripreso, chiuso, riaperto. È sempre stato seguito con grande cura e con grande professionalità.
Racchiude appunto, solo su Facebook ci sono 4.406 persone che lo seguono, più altre persone che non utilizzano Facebook, ma magari Twitter, più gli iscritti proprio al portale. Prima di addentrarci in questo e magari fare dei bilanci e analizzare questo portale, io vi lascio con la canzone di stasera. Stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra. La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non sono musica, non sono musica. La testa si gira, è giusto, la mira, ragiona, a volte condanna, a volte perdona, semplicemente pensa. Prima di sparare pensa, prima di dire e di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire e di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire e di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Pensa. Puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ed era Pensa di Fabrizio Moro, una canzone col testo molto forte. Devo dire che sono andata un attimino in panico perché si sono messi a sparare i fuochi d'artificio proprio davanti al mio balcone, però pare che abbiano smesso. Spero che non riprendano. E qua si è sentito cazzo e fuoco, aspettate! Le corse per chiudere le finestre e barricarsi in Esatto, casa. mi sono un attimino persa, però ce l'abbiamo fatta. Allora, come vi stavo dicendo, oggi parleremo di GDR Online, il portale italiano di giochi di ruolo online. A tal proposito, non potevamo che invitare con noi in trasmissione due persone che sono iscritte, chi da più tempo, chi da meno, ovvero un utente, Cristina, Ciao a tutti. e una moderatrice,
quindi prima utente e poi moderatrice, ed è Martina. Ciao a tutti! Entrambe le due ragazze prese a confronto sono nel nostro gruppo, nel mio gruppo di giochi di ruolo su Facebook, e partecipano in maniera frequente ai commenti radio. Allora, Cristina è la classica utente che segue GDR Online fin dalla sua nascita, più o meno 8-9 anni fa. E è stata anche gestrice di una lenda, ma non è stata una gestrice accreditata. Vero, Cri? Verissimo. Allora, più che altro cosa vuol dire essere un gestore accreditato? Allora, un gestore accreditato, molto semplicemente, è colui che sul portale di GDR Online ha l'autorità di fare, prima di tutto, la cosa più importante, le comunicazioni del GDR, che possono essere tipo delle modifiche, delle cose nuove, quindi delle innovazioni, delle quest importanti che vengono segnalate, eventuali disservizi o aperture e chiusure per magari manutenzione. È colui anche che risponde ai commenti degli utenti sul gioco, e che in caso di dubbi e richieste da parte degli utenti o quelli che si approcciano al GDR è il riferimento al quale appellarsi per ricevere delle risposte. Perfetto. Quindi in sostanza è il punto di riferimento per una land, per un GDR. Esattamente, è un punto di riferimento. Perfetto. E nel caso ci siano più gestori per un GDR, l'accreditato è uno solo o più? L'accreditato è sempre uno solo, nonostante ci possano essere, magari come nel caso quando ero io gestore, eravamo in tre gestori, ma solo uno aveva l'autorità di poter scrivere su GDR online. Più che altro perché così forse l'utente ha un punto di riferimento unico rispetto che magari due o tre che potrebbe anche perdersi. Perfetto. Esatto, perfetto. Mentre invece Martina è una frequentatrice assidua di GDR Online da un pochettino meno tempo, più o meno 2009-2010, confermi? Sì, fine del 2010 precisamente. Perfetto, lei è entrata come semplice utente e poi da poco si è come dire, approcciata a questo nuovo ruolo di di moderatrice. Allora Martina, io volevo sapere da te, com'è secondo te il regolamento di GDR Online e come lavorano i moderatori all'interno del portale? Beh, sostanzialmente il regolamento è il classico regolamento base di ogni forum su internet, di ogni portale, di ogni gruppo. Ci sono le netiquette e le regole appunto basilari di pacifica convivenza. Nel caso poi di GDR Online ci sono le regole specifiche per le risposte nei forum, per la francobollo chat, che è appunto la chattina interna al portale, per le ricerche staff, per i commenti da parte degli utenti alle varie land e ovviamente, come diceva Cristina, per le risposte dei gestori. E, per quanto riguarda la moderazione, diciamo che agiamo sempre in maniera imparziale, o perlomeno comunque insomma cerchiamo di farlo, e tutelando tutti gli utenti in modo uguale, siano essi appunto ultimi iscritti o i gestori più veterani che si possono immaginare. Le segnalazioni che riceviamo cerchiamo di gestirle nel miglior modo possibile, nel minor tempo possibile, compatibilmente ovviamente con gli impegni di ciascuno di noi che hanno la precedenza, e la mole di segnalazioni insomma va a giorni, a volte sono di più, a volte sono di meno. Quello che ci impegniamo a fare è appunto di essere un gruppo coeso e compatto, che quindi cerca sempre un confronto e un dialogo prima di eventualmente dover intervenire con sanzioni anche pesanti magari. Esatto, esatto. Io volevo chiedere a Cristina, visto che tu sei un utente che è iscritto da anni, abbiamo detto fin dagli albori, allora perché un utente si iscrive a GDR Online? Insomma, che cosa si aspetta di trovare? Io, io premetto che le mie ultime 3 o 4 land le ho trovate lì, quindi a parte la mia land iniziale che mi era stata consigliata, in cui ero stato trascinato dentro, tutte le altre le ho scelte guardando le recensioni e le discussioni su GDR Online. Quindi io lo chiedo anche a te, perché un utente si iscrive? Cosa si aspetta di trovare? Beh, come hai detto tu, comunque il GDR Online può dare dei suggerimenti
agli utenti che si approcciano appunto ai GDR, quindi informazioni sui giochi di ruolo, perché ci sono comunque le schede complete del gioco, tutte le modifiche fatte, quindi le comunicazioni del gestore che ti dice: guarda che ho fatto questa tal modifica. Poi ci sono tutti i commenti degli utenti, quindi ti fai un parere principalmente sul gioco in sé, che secondo me è la cosa più importante che ci si può aspettare dal portare del gioco di ruolo. Poi è ovvio che comunque dentro ci sono anche tante altre cose, come per esempio ci sono c'è del divertimento come le vignette, le recensioni, poi si leggono le interviste, gli utenti possono interagire tra di loro o tramite la chat immediata che c'è nella home page e comunque in tutte le pagine, anche se tu vai a cliccare su un gioco ti ritrovi la chattina in alto a destra, che è la chattina francobollo di cui abbiamo parlato prima, esatto. E poi comunque tu puoi anche interagire con gli altri attraverso il forum. Insomma, la cosa bella è proprio farsi una panoramica a 360 gradi del gioco, degli utenti, sì. Dei gestori. Poi se tu vuoi aprire un gioco puoi chiedere aiuto come programmazione, staff, esatto. Comunque la base, essendo una community, quindi è lo scambio di informazioni, ma principalmente date per i GDR, okay, che siano di qualsiasi tipo. Io invece volevo chiedere a Martina, secondo te, quindi secondo il tuo parere personale, con che spirito si dovrebbe approcciare al portale? Nel senso, io nuovo iscritto, ma anche vecchio, come dovrei approcciarmi a GDR Online? Con quale animo, ecco? Beh, indubbiamente con un animo forte e con sicuramente uno spirito positivo, che vorrebbe essere il suo obiettivo, sia di confronto e di dialogo con i vari utenti. Cioè, il forum sostanzialmente è un luogo dove si scambiano idee, dove si possono scoprire cose nuove che non si sapevano, o dove si può anche riscoprire il significato di alcune cose che magari nel tempo si erano perse. È bene comunque essere consapevoli che le proprie idee possono essere messe in discussione e che tutte le idee degli altri devono essere accettate. Ognuno ha lo stesso diritto di esprimersi. Possiamo non essere d'accordo, ma non si può togliere la libertà di parola a qualcuno, a meno che questo qualcuno non si rivolga al resto dell'utenza in modo non educato e irrispettoso. In quel caso, ovviamente, come utente, perché comunque la persona prima di tutto, e sia come moderatore, si interviene, ovviamente. Esatto. Io voglio chiedere a Cristina, per tornare a parlare dal punto di vista dell'utente, tu che ci sei dagli inizi, che modifiche ha avuto il portale dalla sua nascita ad oggi? Come si è evoluto con il tempo? È migliorato? Cos'è successo? Allora, prima di tutto posso solo dire che è migliorato, perché nel corso degli anni, oltre all'assetto principale, l'assetto grafico, visivo, quando tu entri e fai digitigdronline.com, che prima i GDR tipo erano sulla colonna di sinistra, venivano divisi in categorie, ma le categorie classiche e diciamo standard che abbiamo anche adesso nel menu, che sono quelle di base, tipo il fantasy, lo storico, il moderno, che adesso hanno tutte le sottocategorie, che è appunto una delle tante innovazioni che è stata messa appunto sul portale. Poi ci sono nate molte categorie di gioco nuove, come per esempio quelle sulle saghe, tra cui c'è Harry Potter, Twilight, quelle sul manga, sugli anime, la community si è aperta anche ai browser game, ai play by forum, play by mail, quelli su Facebook, quindi queste già sono modifiche abbastanza sostanziali. Poi vabbè, ci sono quelle altre modifiche che ovviamente sono giorno per giorno, magari l'utente non se ne accorge subito, ma sono, oltre vabbè, appunto a questo assetto grafico radicalmente cambiato rispetto all'inizio, che era diverso, anche il logo era diverso. C'è anche un ampliamento quindi dei contenuti oltre alla dei grafica. Contenuti, sì, perché per esempio adesso noi, se andiamo nella pagina di GDR Online,
le categorie hanno le sottocategorie, quindi il fantasy ha anche, che ne so, il classico, l'epico, l'autore, storico, moderno, eccetera. Prima invece erano, e poi erano pochi anche i giochi, quindi non c'era la possibilità di fare tutte queste sottocategorie. Ok, va bene. E poi, secondo te, scusa, stavi continuando? No, no, ho finito praticamente. E volevo dire, secondo te, qual è la miglior miglioria, scusate il gioco di parole, che hai visto? Se ce n'è una che ti ha colpito particolarmente rispetto agli inizi, qual è stata la miglioria più vincente? Ma, allora, quella che colpisce di più è l'assetto della land, nel senso che da essere abituati ad avere una land su tre colonne con un bannerino in alto a sinistra che era totalmente diverso rispetto al logo che c'è adesso, è quella che ti colpisce di più visivamente. Quella invece che ti colpisce di più a livello di contenuti è il fatto che il portale comunque è sempre in evoluzione, è sempre un cambiamento, c'è Gianluca che secondo me ci fa un lavoro dietro che è veramente, veramente tosto. E il fatto che abbiano diviso queste categorie, che ci siano tanti moderatori, ma soprattutto che con il corso del tempo anche il semplice utente può fare cose che dici no, ma quello secondo me è un lavoro che fanno solo i moderatori o solo gli utenti più vecchi, più datati o... No, invece un utente anche appena iscritto può proporre una vignetta, un articolo, una recensione, un'intervista. E comunque, quindi insomma un maggior coinvolgimento. Esatto. Sì, un coinvolgimento anche solo del semplice utente che dice cioè, mi iscrivo perché voglio trovare un gioco di ruolo. Perfetto. Perfetto, quindi l'utente non è più passivo ma diventa parte attiva, può contribuire anche con i contenuti. Bene. Esattamente. Io invece volevo chiedere a Martina... Essendo tu sia stata, cioè essendo tu sia utente che moderatrice, credi che comunque dietro ad ogni commento, articolo, recensione, eccetera, utile o meno, a ben accetto o non accetto, insomma, ci sia un lavoro importante dietro ad ogni cosa che si fa, che sia l'articolo, che sia anche una scheda di un GDR? Beh, sicuramente, innanzitutto, come appunto appena sottolineato Cristina, le modifiche indubbiamente sono state grandi nel corso del tempo e hanno reso il portale ciò che è ora. Lo staff in primis, quindi Gianluca che è l'admin, la moderazione e anche l'assistenza, e siamo giornalmente impegnati appunto a fornire indicazioni utili alla pacifica convivenza degli utenti, e ci sono poi gestori che giornalmente aggiornano le loro land con le novità, le ricerche staff, segno che comunque la voglia di fare, la fantasia e la creatività ci sono, e anche se magari a volte possono sembrare a prima vista è abbastanza, diciamo, scarne come documentazione, non è escluso che possano diventare qualcosa di vincente un po' più in là. E importantissimo è il forum di programmazione, dove ci sono degli utenti esperti in questi campi, in questo campo, che appunto aiutano chi ne ha bisogno con varie soluzioni e problemi derivanti appunto dalla programmazione delle varie land. Anche chi quindi si approccia per la prima volta alla programmazione non resta spaesato, ecco. Esatto, esatto. Allora, io ho un'ultima domanda da fare, però ho paura perché siamo praticamente a 1:30 e ho paura che ce la spezzi. Allora, io non so, mi ci metto un po' a parlare io. Allora, io non so se tutti quelli che sono iscritti su GDR curano ogni, cioè leggono ogni cosa che GDR online pubblica. Però, come abbiamo detto finora, c'è una larga gamma di letture, dai progetti alle recensioni, ai glossari. Addirittura c'è il glossario che praticamente consiste in tutti i termini praticamente inerenti appunto al gioco di ruolo, che per chi non conosce va sul glossario e se li può leggere. Oltre appunto alle recensioni, alle vignette che più o meno tutti sappiamo, ci sono anche dei progetti che abbracciano anche un po' quello che faccio io, no? Magari molti di voi sanno che ho fatto progetti come l'intervista al gestore, che sono andati a finire appunto sul portale di Gianluca, che io ancora continuo a ringraziare per l'opportunità che mi ha dato.
e altri progetti anche più importanti, come il progetto Legalità. Il progetto Legalità è un progetto che appunto ha adottato gdronline.com ed è un progetto che è nato più o meno nel 2011, almeno la data di pubblicazione è il 2011. Questo progetto appunto volevo chiedere cosa consisteva, volevo farvelo spiegare da Martina. L'unica cosa che... ecco, siamo già fuori, nel senso, fra 30 secondi Skype, cioè Spreaker, ci chiude. Nel ci caso, prenderemo direttamente nella seconda esatto, parte. Vi ricordo, esatto, sì. Vi ricordo di riaggiornare in modo che seguite la seconda parte di questa puntata, che provvediamo subito a inserire. Nel frattempo voi in chat continuate a scriverci, magari, non so, se avete qualche domanda da fare a Cristina o a Martina, inerente magari a qualche curiosità di GDR online, potete sempre esporcela, che magari se c'è tempo rispondiamo ben volentieri. Eccoci di nuovo qui, ragazzi. Allora, stavamo parlando appunto di questo progetto Legalità, che appunto il creatore di GDR Online ha messo a disposizione per tutti i gestori. Volevo chiedere a Martina, visto che lei è diventata moderatrice, potresti spiegarci in modo semplice che cos'è il progetto Legalità? Sì, allora, il progetto Legalità, che sarebbe il progetto Educazione alla Legalità, il PEL, e prevede appunto l'osservazione dei giochi di ruolo italiani che appunto aderiscono a questo progetto, e secondo un metro di valutazione oggettivo e anche abbastanza rigido. Il principale, diciamo, obiettivo di questo progetto è proprio favorire un corretto rapporto tra la gestione e gli utenti, quindi un salvaguardare gli utenti rendendoli consci dei propri diritti e un salvaguardare anche i gestori rendendoli consci sia dei propri obblighi per non incorrere poi in sanzioni facilmente evitabili, e sia anche comunque dei loro diritti, perché anche come gestori hanno dei diritti o comunque delle potenzialità, ecco. E ci sono 9 punti che GDR Online esplica chiaramente nel suo forum dedicato, e principalmente parliamo appunto di dati identificativi del responsabile del database dove appunto sta la land, e la conferma via mail della registrazione dell'utente o dell'eventuale registrazione del DP, la criptazione della password, cosa importantissima, e diciamo che la documentazione tecnica del gioco sia consultabile anche dall'esterno del sito e non solo dall'interno, quindi anche dall'home page, e l'assenza di spam, che dovrebbe essere assente all'interno delle varie land, e soprattutto la tutela dei minori, quindi se la land è vietata ai minori di 18 piuttosto che a 16 o 14, è bene che ci siano degli appositi simboli nella home page per appunto rendere visivo questo limite, oltre ovviamente alla presenza di moderazione all'interno del gioco per comunque tutelare gli utenti. Questo è un po' in sintesi quello che il progetto Educazione alla Legalità prevede. E GDR Online contribuisce facendo notare nella scheda dei giochi i giochi che appunto hanno i 9 punti su 9, quindi hanno il punteggio completo, e garantendo appunto l'affidabilità di questi giochi, appunto invitando tutti gli interessati, ovviamente al genere, al tipo di land e tutto quanto, ad iscriversi e provarlo, perché diciamo che legalmente è a posto, diciamola così. Ok. Un ottimo progetto. E che cosa ne pensa Cristina, che è un utente ma è stato un gestore? Come vedi il progetto Educazione alla Legalità dal punto di vista di chi si approccia ad una land? Sicuramente il fatto che una land abbia quasi tutti i punti del progetto Legalità è una land, diciamo, che su cui mi iscriverei tranquillamente, perché
se so che sono tutelata dal punto di vista dei dati personali, se sono tutelata per anche la questione della password, che è comunque una cavolata magari se si vede dall'esterno, però il fatto che una persona si registri dentro l'email, la password, e che questa password sia a conoscenza dei gestori, metti caso, mi è capitato in passato che un gestore di un gioco dove ho partecipato ha dato un po' di scemo, si può dire, ha lasciato il GDR e il gestore che è rimasto ci ha avvisato tutti di cambiare la password, perché non era criptata, per esempio. O comunque anche la questione della violazione del copyright, secondo me è una cosa molto importante, mettere le fonti da cui si prendono, tipo se ci sono delle immagini che sono, comunque bisogna mettere i credits a questa persona perché dice io lo metto a disposizione, però voi mettete i credits sulla vostra land, è giusto poterlo fare. Devo sapere che se ci succede qualsiasi cosa, un problema con un utente che magari fa delle cose, dico gravi, perché poi non è che non sappiamo sempre con chi noi andiamo a interagire, devo sapere che il gestore, io so come si chiama, so con cui poter interagire, con chi poter interagire in quel senso, ma soprattutto è una cosa molto importante la tutela dei minori, secondo me, perché ci sono dei GDR che hanno delle caratteristiche un po' forti, dei temi un po' forti, ed è giusto mettere i disclaimer fuori dal gioco e dire guarda che qua è meglio che tu abbia 18 anni, ci sono anche i PEGI, che c'erano anche la versione gratuita su GDR online tempo fa, che era scaricabile, che devi mettere tipo se c'è il gioco d'azzardo e metti l'iconcina del gioco d'azzardo. Insomma, il progetto legalità è un progetto molto importante, a mio avviso, nei giochi di ruolo, perché tutela sia gli utenti che si vanno a iscrivere, sia comunque chi è il proprietario del gioco. Esatto. E secondo me una land con tanti punti a livello di progetto legalità è una land su cui iscriversi, tanto più che GDR Online la consiglia, dice. Quando prendono tutti i nuovi punti del progetto legalità, dice GDR Online... in base al progetto legalità consiglia questa land di giocarci. Infatti la particolarità, a me piace appunto GDR Online per la trasparenza, perché quando, cioè, non è solo questione di aderire o meno a un progetto, ma è anche di lanciare il messaggio e di fare nomi e cognomi a chi aderisce. Ad esempio, sotto appunto al progetto noi abbiamo i GDR che hanno aderito al progetto, i GDR che hanno aderito al progetto e hanno totalizzato un punteggio 9 su 9, e poi ci sono i GDR che in passato hanno fatto parte del progetto ma che ora sono chiusi, quindi c'è proprio la chiarezza nel riportare l'informazione. Io con quest'ultima domanda si conclude questo tema del giorno, però ci tenevo a dire che io volevo ringraziare non solo Gianluca, che appunto è una persona che io stimo, che ho avuto modo di conoscere e ci ho anche collaborato e ci continuo a collaborare insieme, ma anche proprio tutte quelle persone come Martina, come Cristina, indipendentemente dal ruolo che hanno, che siano moderatori, che siano utenti, che siano anche nuovi arrivati, che cercano sempre in modo costruttivo di dire la loro, perché la cosa più bella secondo me appunto è il confronto, è il poter trovare un punto di incontro che metta luce su un argomento e possa riunire tante teste. Purtroppo, come in ogni community comunque ci sono utenti e utenti, però io mi sento oggi di ringraziare veramente GDR Online perché mi ha fatto aprire la mia visuale di gioco di ruolo. Tutte le persone che ho conosciuto all'interno, tra cui voi, che ho conosciuto anche grazie al mio gruppo, ma alla fine l'avete saputo grazie a GDR Online, magari, che c'ero io dietro questo progetto. E quindi io mi sento di fare tanti 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 in bocca al lupo a Gianluca, perché io so cosa significa portare avanti dei progetti così. E voglio ringraziare in primis Martina e Cristina per averci portato la loro esperienza qui a Radio Serpe.
grazie poi... a te di avercelo permesso, Kathleen. Esattamente, grazie mille. E poi volevo dire che qualsiasi domanda, magari voi la potete mettere su Spreaker nei commenti, che magari anche a livello, cioè se, anche se loro non saranno con noi tutte le puntate, avranno modo poi di rispondervi tramite commenti. Quindi voglio dire, il tema del giorno finisce qui, però siamo sempre disponibili a confrontarci su questo argomento. Allora, finito questo punto che ha un po' totalizzato tutta la puntata, io passerei al totale cazzeggio. Ma prima magari facciamo la domanda del giorno, così hanno qualcosa di cui parlare. Esatto, la domanda del giorno è: voi che tipo di utente siete all'interno del portale gdronline.com? Quindi magari fateci sapere se siete il tipo di utente che commentate, che leggete solo, che leggete e commentate, che usate la chat francobollo, che magari vi appassionate a leggere le nuove land script, che magari partecipate alle vignette, sondaggi, ai racconti. Insomma, fateci sapere la vostra e soprattutto se non conoscete il portale, vi lascerò giù nel box informazioni il link, così pure voi potrete conoscerlo. Ovviamente potete dirci anche se siete dei criticoni, perché così la moderatrice vi tiene sott'occhio. Esatto, occhio. Grazie, grazie. Hai visto? Mi faciliti il lavoro, grazie. Allora, detto questo, io voglio passare a una dedica, l'unica che abbiamo accettato oggi. Ovviamente state tranquilli, non vi sto salutando, perché lo so che la dedica è sinonimo di saluto, ma noi abbiamo ancora 19 minuti, quindi io mando la dedica, e la dedica ce la fa proprio Cristina, che è con noi in puntata, e la dedica al suo fidanzato Marco, che è con lei in questo momento, e ci dice che la canzone rispecchia un po' il loro modo di essere coppia, quindi io mando la canzone e buon ascolto. You say sometimes I wanna slap you on your whole face. There's no one quite like you. You push all my buttons down. I know life would suck without you. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole, but I love you. And you made me so mad. I ask myself why I'm still here. Oh, where could I go? You're the only love unknown, but I hate you, I really hate you so much. I think it must be true love, it must be true love. Nothing else can break my heart like true love, it must be true love. No one else can break my heart like you. Just once, try to
to be. Questa qui era la dedica della nostra Cristina, lei, che per sdebitarsi ci dirà il titolo della canzone, perché siccome siamo in modalità cazzeggio io mi sono spalmato a letto e non ho voglia di dirlo, quindi a te la parola. Allora, la canzone di Pink si chiama True Love. Esatto, io non l'avrei mai potuto dire. Va bene, ora speriamo. Dovete capire che mentre la canzone andava c'era chi come me si impastricciava le mani con il pennarello, chi si baciava affettuosamente e chi si grattava la chiappa come riesteso sul letto. Mi sono grattato la chiappa. Sì, che t'ho visto. Mi stavo scaccolando. Ah, beh, bene, di meglio in peggio. Va bene, allora siamo in modalità. Ma almeno l'ha apprezzata la dedica il destinatario? Sì, sì, l'ha apprezzata la dedica. Va bene. Avete visto che le dediche via Radio Serpe funzionano sempre. Ormai arrivano dritte al cuore. Esatto. Allora, io le scorse... le scorse puntate vi ho resi partecipi di una piccola iniziativa vacanziera di Radio Serpe, ovvero vi ho invitato a mandare la vostra foto a me su Facebook, cioè una vostra foto di un paesaggio dove siete appunto in vacanza, qualsiasi foto di un tramonto, anche di voi stessi se volete, se siete così coraggiosi, e con qualche riga rivolta appunto alla radio, in modo che poi noi facciamo, raccogliamo alla fine di questo periodo tutte le vostre foto e le mettiamo sulla pagina ufficiale di Radio Serpe. Devo dire che già qualcuno me ne ha mandata, io poi la perfezionerò appunto con la vostra dedica, e dopo Ferragosto le posterò sulla pagina, quindi avete ancora qualche giorno di tempo, 2-3 giorni insomma. Ne ho vista una che è di un'artisticità più unica che rara, sì, però non vi anticipiamo nulla. Esatto, ce n'è una che veramente è qualcosa... Secondo me il tipo che me l'ha mandata stava a pesca, cioè stava pescando, perché appunto è qualcosa di... Beh sì, o stava a pesca o stava a prugna. No, no, è pessima! Vabbè. Avete qualche domanda da farci dalla chat? Allora, vediamo chi c'è. Oltretutto volevo ringraziare tutta questa bella gente che sta su. Abbiamo qualche ascoltatore in più, tipo, dov'è che ho letto? La tua amica la tua amica Martina, Nadine. Sì, Nadine. Esatto. E il new entry Moreno, anche, esatto, che fino Moreno. Alle puntate scorse ci ha ascoltato, ma non partecipava alla... Tra l'altro, giustamente ci mette in guardia dalle foto che si ricevono. In effetti sarebbe carino mettere dei paletti, se tu dici mandate foto anche vostre, chissà, ci mandano le foto del loro culo, non è bello. Igor, sì. Igor. Natina, chiedo scusa, è vero, avrei dovuto presentarla come MCCCC. Ah, ok, chiedo scusa. Poi c'è Igor. Cosa vuol dire MCCCC? È la... diciamo, l'inizio del suo nick in gioco, all'epoca della Lenda dove giocavamo insieme era Mac Miller, solo che ovviamente per comodità veniva chiamata Mac. Capito. Perfetto. Invece qui c'è... mica ti invita a morire, è normale. Manda dei messaggi molto chiari, direi. C'è Igor. Ho visto. C'è Igor invece che scherza e dice: abbiamo già intercettato 2 o 3 foto zozze dirette a Katrin. Non è vero, non gli credete. C'è anche chi ci sente da 2 PC diversi nella stessa stanza. Fantastico. Perfetto. Ah, c'è anche Albus, Valentina Brunetto. Sarà la sorella? Visto che Alessandra fa Alessandra Bianco Brunetto? Non lo so. Vediamo se rispondono in tempo reale. Anche in tempo fittizio va bene, basta che ce lo dite così.
proposito, Ri è molto sconsolato, è molto deluso ed è molto amareggiato perché lui aveva fatto un appello. Aveva fatto un appello a chi se lo teneva in vacanza, a chi ospitava quest'estate. E a parte Cristina che gli voleva dare un postoletto alle zanzare, nessuno se l'è filato. No, era Martina che voleva darmi il postoletto alle zanzare. Sì, era Martina. Okay. Sì, esattamente, esattamente. Ma è ancora valido, se vuoi. Una zanzara che vuol farmi le vacanze? Guarda, le mie zanzare sono più che disponibili a morderti. Poi non so se tu sei altrettanto disponibile. Ma no, mi sa che la vacanza io tiro le zanzare. No, dovete sapere che i miei amici mi usano come zampirone, perché se ci sono io le zanzare sono tutte quante addosso a me e loro non vengono più. Io sono l'anti-zanzara. A me invece se mi punge una zanzara muore lei. Ovviamente una serpe, cioè. Guarda là, c'è Igor che mi invita in montagna e mi chiede se so programmare. Sento puzza di... di trabocchetto. Un po' come Alessandra che chiede dove abiti, no? Giuseppe vuole invitarmi a mangiare e toccare un po' di femmine. Giusto, no. Giusto, mi sembra anche voi giusto. Voi dite che io segno tutto e poi valuto la proposta migliore. Comunque, cos'è che dice? I migliori moderatori di GDR Online restano Rosanera e Clemens. Beh, a Clemens voglio dare un ringraziamento perché mi sta supportando in una maniera estrema in questo periodo, quindi diciamo che lo farò santo subito solo per questo. Bene, allora un bacio a Clemens che... Io al momento sinceramente non conosco, però ci sarà modo di... anzi, se ci stai ascoltando, aggiungici così allarghiamo la famiglia. Tra l'altro anche Nadine mi invita se so programmare. Oh ragazzi, ma qualcuno di disinteressato? Cioè, e chi non sa, se non sa programmare che fate? Lo menate? Sì. Beh, non sa programmare, ve lo dico. Comunque, la prossima, se non venerdì, la prossima settimana vi annuncio che ci sarà una persona che verrà intervistata sempre da me e Rie. Doveva esserci stasera, ma ha avuto un inconveniente. E poi non lo so. A proposito, ho aperto qualche giorno fa, sempre sulla pagina, uno spazio affinché voi potevate consigliarci un tema del giorno, però forse non avendovelo segnalato voi non avete scritto niente, mi venite a dire sempre in privato le cose, poi io mi dimentico e finisce che puntualmente sono alla ricerca dei temi del giorno. Allora, a fine puntata io riaprirò questo spazio e magari voi metteteci le vostre idee, magari non so, qualcuno è interessato, perché quello che io vorrei fare è anche accontentare voi, nel senso, se voi ritenete che magari una puntata sulle razze o sull'allineamento possa servirvi, io la faccio molto più volentieri rispetto a una puntata che magari voi già... che tratta un argomento che voi già sapete a memoria, quindi anche questa radio deve iniziare a prendere una piega un pochettino sempre più costruttiva, perché sennò se io faccio 3.000 puntate e voi ascoltate solo quello che vi interessa, poi non è come dire, produttivo né per me né per voi. Quindi magari fatemi sapere i vostri cagateci poco poco che ne viene bene anche a voi. Questa è detta alla Rie, capito la differenza tra me e te? Vabbè, io sono più pratico, hai visto? Va bene, noi ci restano 7 minuti. Vabbè, quindi è lunga la serata. Stasera devo dire che siamo andati in panico perché sapevamo che in 30 minuti non ce l'avremmo fatta. E adesso per la prima volta ci troviamo con 7 minuti. In realtà non è la prima volta, perché metà delle puntate per il panico siamo andati veloci e poi ci siamo trovati a riempire gli ultimi minuti. Vabbè. Solo che cazzeggia, voi nemmeno ve ne accorgete. Vedi, anche adesso io sto parlando, voi mi ascoltate, Silvia e parla, bravo, intanto bruciamo minuti che ci porteranno verso la fine. Metti ansia! Cosa? Metti ansia. Ma io volevo fare una domanda alle nostre ospiti, no?
Ma voi in questo periodo di vacanza, non so, voi gestite qualche guild all'interno dei vostri GDR? Io no, per niente. Tu, Cri? Io non gestisco nulla nel gioco dove sto, ma come ben sapete sto creando un GDR, quindi io occupo il tempo libero con quello. E ci dai qualche novità, cioè qualche anteprima, Radio Serpe? Vabbè, la anteprima aspetta, parentesi, per chi non lo sapesse, per chi non lo sapesse, Cristina è quella che non è mai riuscita a aprire un GDR perché gli hanno rubato tipo 20 volte. Esatto. In una delle prime puntate ne abbiamo parlato, ok, è lei. Sì, sono io, eh. Ma più che altro adesso questo individuo lo sto tenendo d'occhio, quindi mi è passato sotto mano qualche giorno fa, quindi vediamo un po' di tenerlo sott'occhio. No, vabbè, adesso ho preso tutte le precauzioni del caso e niente. Allora, l'anteprima di quello che verrà fuori, comunque verrà fuori in fantasy storico. L'ambientazione è ancora in corso, ma posso dirvi semplicemente che è ambientato nel 44 d.C., quindi un bel po' indietro. È fantasy perché ci sono elementi fantasy come gli incantesimi dei druidi e gli incantesimi in generale, quindi già dicendo druidi si può capire che in che locazione geografica circa siamo, però posso dire che anche in Sardegna effettivamente vedi che in Sardegna tanta roba. È ambientato nel sud della Britannia, diciamo così, che anticamente si chiamava Innis Prydain, che è anche il nome del GDR. Per ora sto finendo la programmazione, quindi è ancora un po' una problematica. Ho giusto finito l'altro giorno il mercato delle abilità, che è stato pazzesco. E sto finendo la programmazione, la grafica è praticamente finita, perché quella, sai, basta trovare i punti giusti dove mettere le giuste immagini. E poi altro... Una cosa ti volevo chiedere. Sì. Visto che, tornando sempre in tema, tu che sarai gestrice appunto di questa land, parteciperai quindi al progetto Legalità? Userai appunto GDR Online per farti pubblicità e per passare informazioni agli utenti interessati? Assolutamente sì, io sto facendo il codice della land in modo che il progetto Legalità sia di pari passo con la programmazione appunto del gioco, perché ci tengo molto che faccia parte di questo progetto che stiamo facendo, perché è giusto che le persone, gli utenti siano tutelati. Moreno, guarda che ti leggo, ho letto Moreno Igor, io vi leggo, Poveri, ma no, dai, sono tanto carini e coccolosi. Invece volevo sapere un'altra cosa, ma quando voi andate in vacanza, solitamente vi giocate qualcosa per il PG, c'è una situazione particolare per far uscire un po' di scena, continuate a giocare o semplicemente dichiarate il vostro status di vacanza e quindi, cioè, non è che vi mettete a fare tante pippe per non giocare più quel periodo? No, beh, normalmente se vado proprio via dove tipo non ho proprio connessione, non ho possibilità di giocare, metto proprio, cioè faccio partire anche il PG per una vacanza. Quindi non so, in ambito militare può essere un congedo, in ambito, non so, di una moderna può essere appunto un'altra vacanza, eccetera. Ma lo faccio proprio uscire da tutti i giochi, quindi non lascio cose in sospeso prima. Ok, tu invece, Cri? Io quando sono in vacanza, nel senso che posso magari entrare se ho la disponibilità col cellulare per fare giusto aggiornarmi, ma non gioco. E il mio personaggio va spesso e volentieri, visto che è straniero rispetto al luogo dove sta, del luogo del GDR, lo rimando a casa dalla sua famiglia, diciamo. Quindi parte per un viaggio per il tempo in cui sta via, ma se sto via tipo 2 o 3 giorni, che ne so, gli dico che mi gioco che il mio personaggio è stato ad ubriacarsi dentro una taverna. Però che ci sta un po' con il modo di pensare della mia PG.
Però Caruggia. Ok, ragazzi, mancano 1:10, quindi se volete fare i saluti, cominciate da subito. Sì, io se posso cominciare, volevo salutare in primis il mio ragazzo che comunque mi sopporta tutti i giorni e successivamente volevo salutare i due cattivoni della chat qui, Igor e Moreno, nonché Giuseppe, che sono Igor e Moreno, i due gestori della Lenda Dove Gioco, e Giuseppe che è una specie di facente funzioni admin, e niente, poi comunque sì, volevo ringraziare ancora una volta voi due per avermi dato questa opportunità e ovviamente saluto GDR Online e tutto il suo staff. Tu Cristina ti saluti. Allora, prima di tutto saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché alla fine è giusto anche salutare loro e renderli partecipi di questa bella puntata che abbiamo fatto insieme. Poi un altro saluto, vabbè, va alla persona che sta qua di fianco, che anche a me, come Martina, ho un fidanzato che mi sopporta tutti i giorni e che mi sta facendo dei brutti gesti, quindi non ripeteteli a casa, se ci sono dei bambini non ripeteteli a casa, fa dei brutti gesti con le mani. Dopodiché saluto, beh, saluto i nostri Kathleen e Rie che ci hanno dato questa possibilità di poter parlare direttamente qui e nient'altro, basta così. Perfetto. Anche perché sennò sforiamo troppo. Esatto, abbiamo 50 secondi. Io faccio un saluto veloce ai due che sostengono le nostre ospiti che hanno sentito tutta la puntata da dietro le quinte e non hanno potuto intervenire, e mio fratello che pure lui a sua volta è rimasto in religioso silenzio per un'ora per non far casino ed è qui in stanza ad ascoltarci. Bravo Stefano. Bene ragazzi, un'altra puntata è finita qui, noi ci vediamo venerdì sera, sempre alla solita ora. Io spero di esservi stata compagnia insieme a questo bel quartetto, se così si può dire, trio no, quartetto. E niente, ci sentiamo la prossima volta, buonanotte!